se vi dicessi che questo paradiso esiste veramente e che si trova su un'isola in Thailandia e che inoltre è anche possibile passarci una notte e infine che la realtà è ben diversa dal film? Beh, allora, benvenuti a Cofifi. Le Phi Island sono un gruppo di due isole nel mare delle Andamane a sud della Thailandia, facilmente raggiungibili via traghetto da Phuket. Sono appena arrivato alle Phi Island e questo dovrebbe essere uno dei posti più belli di tutta la Thailandia. Quindi questo vuol dire solo una cosa: ci sarà un sacco di turisti, però secondo me è uno di quei posti che sicuramente vale la pena visitare, visto che dalle foto, le cartoline, sembra un paradiso. L'isola principale, Phi Don, è il centro della vita e del turismo delle isole. Non ci sono auto sull'isola e ci si muove solo a piedi o con le long tail boat. Nel dicembre 2004, però, questo posto è stato completamente devastato dallo tsunami e a partire dal 2010 è stato ricostruito, tornando ad essere il gioiello che lo contraddistingue. Già dalle prime ore capisco che questo posto è veramente speciale, ma il bello deve ancora venire. Beh, la parte di Cofifi non poteva che iniziare nel miglior modo. Alba, pazzesco, spiaggia deserta. Questa è già un'idea che mi ho fatto sulla Thailandia. Approvata. Questo invece è l'altro lato dell'isola, quello che non si vede nei video, nelle riviste. E devo dire, fa abbastanza schifo. Praticamente una discarica in mezzo alla foresta. Il bello è che poi ti fanno pagare anche 20 baht all'ingresso per pulire l'isola. Però in realtà nessuno pulisce. Purtroppo il turismo di massa, oltre a portare lavoro e a far crescere l'economia locale, porta sempre molta inciviltà e questo si ripercuote sugli ecosistemi e sull'ambiente. Per scappare dalla folla che c'è in città ho deciso di fare un tour notturno alla Maya Bay Beach, che è la spiaggia famosa dove anche DiCaprio ha fatto il film. E l'unico modo per farlo è dormire su una barca. Quindi, vamonos! La cosa bella è che non c'è nessuno, praticamente ho tutta la barca solo per me. E che cioè, è pazzesco, perché di solito la gente noleggia le long tail boat o comunque gli speed boat e magari sono su, che cacchio ne so, in 10-20, no? Quindi nel senso è brutto, cioè non riesci a goderti il viaggio. Invece questo tour qua sei da solo, cioè è un tour fatto in realtà per tante persone, ma se non c'è nessuno è il miglior tour che puoi fare, cioè è veramente pazzesco, hai tutto per te. Cominciamo da qui. Ok,
stop, andiamo subito a fare un check alla famosa Maya Bay Beach. La spiaggia era stata chiusa dal 2018 al 2022 a causa della distruzione della fauna marina dovuta all'eccessivo numero di turisti. Ora ha ufficialmente riaperto, ma non è possibile farci il bagno, né tantomeno attraccarci direttamente con la barca. Praticamente l'unica cosa che puoi fare in questa spiaggia è contemplare. Non puoi fare altro. E quindi contemplerò anch'io. Comunque c'è questo angolino che è tipo in fondo alla spiaggia, deserto carino. Dietro invece c'è praticamente Riccione, versione thailandese. Pazzesco. Ci sta. Me lo aspettavo. Dopo l'orario di chiusura me la posso godere come si deve. Di spazzatura. È brutto vedere come solo la spiaggia principale venga pulita e conservata, mentre le spiaggette limitrofe vengano completamente dimenticate e usate come discarica. Ora è tempo di tornare in barca per godermi il tramonto e dormire sotto il cielo stellato di Koh Phi Phi. Buongiorno, sono le 6:15 del mattino, questa è stata la suite per la notte, suite privata su Maya Bay, che dire, solo questo vale il prezzo per venire fino a Koh Phi Phi, bellissimo, sono cose che le capisci solo quando le provi, ecco, per quanto questo posto in realtà è straturistico, è strafamoso, stravisitato, ci sono sempre opportunità di vederlo in maniera diciamo unica e un pochino più particolare, quindi tanta roba. Appena la spiaggia riapre decido di andarci a farci un'ultima visita. È incredibile come la percezione delle cose sia dipendente dal fatto che ci sia gente o non gente, quindi in realtà un posto può essere bellissimo tipo questo ma con un sacco di gente, quindi lo rende meno speciale, oppure come adesso che è vuoto e diciamo che è il prezzo per cui paghi il biglietto, ecco. Vederla vuota è tutta altra roba, ma neanche il tempo di dirlo che subito si riempie di orde di gente, quindi meglio levare l'ancora e scappare. È Monkey Beach, la spiaggia delle scimmie. Mai non ne vedo neanche una di scimmia. Vabbè. Speriamo di vedere qualche pesciolino almeno. Wow, quel jump bike è stato veramente fenomenale e ovviamente il fatto di farlo da soli rende questo tour molto molto più bello. Ci fosse stata tanta gente magari sarebbe stato un pochino più, ecco, pesante da fare, però sicuramente vale la pena. E questa è l'unica agenzia che lo fa, cioè allucinante.
altamente consigliato. Chiudiamo il capitolo Fifi Island con questo tramonto infuocato. Ora capisco perché hanno scelto proprio questa location per il film. Panorami così, beh, sono veramente difficili da battere. Spero che questo video possa anche mandare un messaggio di quanto sia importante preservare certi luoghi, che altrimenti andranno persi.